Belisario. No. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Presente. Cerquoni. Presente. Ciancio. Sì. Cofano. Sì. Coia. No. Giuliano. Santo giustificato. Chi? Giuliano. Ah, Giuliano. Gugliotta. La Daga. Sì. Lancia. Sì. La Notte. Sì. Lelli. No. Lenci. Sì. Lozzi. Sì. Madronola. Sì. Poli. Stelitano. Sì. Tredicine. Sì. Tutino. Sì. Villa. Vitrotti. Per cui sono? Gugliotta c'è? Sì, c'è. Dove sta? C'era, ma adesso non c'è. Perché ha risposto all'appello? Mica ha risposto? No. Allora, 20 consiglieri presenti, assente il presidente Fantino, 4 consiglieri assenti, di cui il consigliere Giuliano giustificato. Allora, possiamo... Sta arrivando. Allora, cominciamo con... Allora, scusate un attimo. Nomino quale scrutatore e consiglieri La Daca, Lancia e Cerquoni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Eh? Non ho capito. Allora, mi è stata richiesta l'autorizzazione alle riprese televisive, diciamo l'autorizzazione è accordata. Prima di procedere diciamo, all'ordine del giorno, volevo fare una comunicazione al Consiglio. Allora, venerdì mattina, diciamo al quarto piano, è successa una cosa che non dovrebbe succedere. Un consigliere nostro del municipio, consigliere, è stata diciamo oggetto di un comportamento che insomma non è proprio tollerabile da nessun punto di vista. Credo che questi comportamenti vadano evitati, credo che la consigliere, il consigliere che è stato diciamo oggetto di questo atteggiamento, che ripeto, non credo che possano essere consentiti questi atteggiamenti in una sede istituzionale. Penso, non so se la consigliera vuole, ha due minuti, se vuole dire qualcosa, poi proseguiamo con l'ordine del giorno. Allora, buongiorno, ho già preannunciato quello che era successo a diversi consiglieri. In sintesi, la situazione si è verificata dopo, nel momento in cui uscivo, ero con l'assessore Morgia, uscendo dalle stanze degli assessori e mi sono trovata nella situazione per cui un gruppo di persone aveva intenzione di parlare col presidente Fantino, il presidente Fantino non era presente, hanno chiamato l'assessore Loris Antonelli ed era presente anche l'assessore Natali. Inizialmente non ci sono stati problemi, nel senso che si sono messi nella portineria facendo spostare
le persone che erano presenti, tra cui Lello, insomma le altre persone che di solito lavorano nella portineria, e c'è stata una piccola assemblea, se così la vogliamo chiamare. Inizialmente la mia presenza non era stata di disturbo a nessuno, tant'è che nessuno mi aveva insomma invitata ad allontanarmi, se non giusto una battuta dell'assessore Natali che mi aveva detto: che ci fai tu qui? Ma al di là di questo nessuno, diciamo, mi aveva detto nulla, se non quando l'assessore Loris Antonelli ha fatto presente a tutti quanti che era una consigliera di Fratelli d'Italia. In quel momento probabilmente non è piaciuto il nome Fratelli d'Italia e un ragazzo si è particolarmente arrabbiato, tanto che non mi ha gentilmente invitato, mi ha detto, io non posso dire parolacce, però mi ha mandato a quel paese costringendomi ad uscire dalla porta per far rimanere appunto tutta l'assemblea all'interno della portineria, ovviamente con modi non gentili. Al di là dei modi e dei termini utilizzati, che possono essere molto sgarbati, tant'è che io ho detto semplicemente: guardate, non c'è problema, posso semplicemente essere invitata ad uscire, vi mettete pure in un'altra sala senza problemi, ciò che mi ha fatto e mi è dispiaciuto di più è che nel momento in cui questo ragazzo mi gentilmente proponeva di andare fuori dalla porta prima che, sempre le solite velate minacce, comunque l'assessore Natali, che lo conosceva bene perché l'ha chiamato di per nome, non mi ha in qualche modo difeso dicendo: guarda, non ci si comporta così, ha preso e si è andata verso le stanze degli assessori. Nel momento in cui venivo sbattuta fuori e il ragazzo ha richiuso la porta, lei si è avvicinata dicendogli: almeno a me fa entrare. Allora io l'atteggiamento che non ho condiviso, al di là del fatto che questa è casa mia perché sono un consigliere, è casa di tutti i cittadini, quindi nessuno mi può sbattere fuori da un'area pubblica quale quella della portineria, che è sempre aperta e che deve restare aperta, non mi è piaciuto l'atteggiamento che ho riscontrato negli assessori, perché al di là del consigliere Flavia Cerquoni di Fratelli d'Italia va tutelata la figura istituzionale, che se qualcuno pensa di venire qua dentro e fare come gli pare, di occupare, di fare come vuole, di trattare le istituzioni come vuole, io credo non sia questo l'atteggiamento opportuno. E anche se sono di una determinata parte politica, andavo in quel momento difesa, e mi ha fatto specie perché a maggior ragione, giovane e donna come l'assessore, lei doveva sentirsi tirata in causa e non a dire: vabbè Flavia, come a dire: Flavia, guarda che te ne dovresti andare, perché là chi era in errore non ero io, era chi era presente e chi ha autorizzato quella mina assemblea all'interno della portineria. A me dispiace dire una cosa del genere, perché l'assessore, anzi a maggior ragione che un assessore allo sport, quindi dovrebbe tutelare determinati valori e tutelare le istituzioni proprio perché è assessore, non l'ha fatto. Io pretendo dall'assessore Antonelli e dall'assessore Natali le scuse per il comportamento, non le posso pretendere da determinate persone perché non le conosco, le saprei riconoscere ma non le conosco. Ho evitato di sporgere denuncia e di fare qualsiasi altra cosa, e ho concluso, di fare qualsiasi altra cosa, perché non volevo diventasse, se mi ascolta assessore, non volevo diventasse un caso politico e come al solito oggetto di strumentalizzazione. Ho evitato qualsiasi atteggiamento di denuncia sui giornali, ho solo riferito quello che era successo ai consiglieri il lunedì mattina, ho tentato di chiamare l'assessore lo stesso venerdì, non mi ha risposto, e oggi mi sono sentita in dovere di farlo presente davanti a tutti, perché purtroppo non è la prima volta che qualcuno si alza la mattina, viene qua e inizia a minacciare, come successe all'associazione 21 luglio con il capo campo Roma della Barbuta. Ognuno si pretende di venire qua a dettare legge in quella che dovrebbe essere casa nostra. Vabbè, io sono d'accordo. Un'istituzione, pretendevo e pretendo le scuse. Grazie. Prego. Serie di processi, cioè sono cose abbastanza semplici in politica da capire, non sono complicate. Scusa, consigliere Cerquoni, per favore. Concludo con questo dicendo: mi dispiace che c'è stato questo tipo di, insomma, di vissuto e ti chiedo scusa. Grazie, assessore. Chiudiamo con l'ordine del giorno. Il primo punto è mozione articolo 58. C'è il microfono acceso? Chi è che c'è il microfono acceso? È il mio che fischia, va bene. Allora, mozione articolo 58 che era stata presentata al precedente consiglio. Prego la consigliera Lancia di poterla presentare. Sì, grazie Presidente. A Roma esiste un
Allora, a Roma esistono una serie di bancarelle di libri usati che da 12 anni stanno aspettando il bando per avere l'assegnazione dell'occupazione di suolo pubblico. Il 99% di queste bancarelle insistono nel primo municipio. Stanno aspettando da 12 anni perché la sovrintendenza non si mette d'accordo con la sovrintendenza statale su a quali... Vado? Sì, però non lo do più. Ok. Non mi ricordo più. Non riescono a mettersi d'accordo sui luoghi da assegnare alle bancarelle che stanno nel primo municipio. Nel nostro municipio in realtà esiste una sola bancarella di libri usati che fa parte di questo circuito, che stava sotto l'attuale Appio Primo e che ha dovuto spostarsi perché sono cominciati i lavori e l'hanno dovuta spostare. Allora, diciamo, nel primo municipio c'è un tacito accordo per cui fino a bando queste bancarelle potranno continuare ad operare. C'è stata anche una mozione urgente da parte del capogruppo del PD al Comune e del Presidente della Commissione Commercio a tutela di queste, di queste persone. Io ho fatto la stessa mozione per il nostro municipio, chiedendo che venga assegnata questa situazione, questa occupazione di suolo pubblico provvisoriamente fino al nuovo bando che non dovrebbe, dovrebbe essere a breve. Sono libri usati, non sono bancarelle che incassano miliardi, è lavoro per alcune persone, lo stare chiuso provocherebbe anche la perdita di punteggio per il prossimo bando pubblico e quindi ho fatto una mozione per chiedere un'assegnazione di occupazione di suolo pubblico provvisoria fino a bando. Grazie. Grazie a lei, consigliera Loncia. Allora apriamo la discussione. Consigliera Caccamo, prego. Buonasera a tutti. Questo circuito di cui ha parlato la consigliera Lancia si chiama Arcipelago delle Parole. È un'immagine questa che dà il senso ad un'attività che sta rischiando di sparire nel nostro comune. È un'attività che comunque promuove cultura alla portata di tutti. Credo che sia apprezzabile questa iniziativa e condivisibile la richiesta che noi avanziamo attraverso questa mozione, che sottoponiamo all'attenzione e alla sensibilità della Presidente e dell'assessore competente, e mi auguro che venga accolta favorevolmente da tutto il Consiglio, da tutti i consiglieri. E credo che occorra salvaguardare questa che ritengo un'opportunità di cultura che è alla portata di tutti, perché qui parliamo di libri usati che vengono venduti e che comunque questa rilascio di autorizzazione provvisoria è già stata fatta anche in altri municipi proprio per salvaguardare queste attività in modo che non spariscano. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Di per sé la mozione mi sembra encomiabile, ma secondo me manca di un passaggio importantissimo. Questo discorso dovrebbe essere affrontato nelle commissioni opportune, nella Commissione Cultura e nella Commissione Commercio. Mi sembra anche strano poi che la Presidente della Commissione Commercio la appoggi così con urgenza, insomma, senza approfondirne i dettagli, perché si parla di un circuito libri. Perché ci sono altri circuiti libri? Devono essere esclusi? Quindi rimango un pochino interdetto dai dettagli. E naturalmente noi vogliamo favorire la cultura, vogliamo favorire tutti coloro che la favoriscono, però rispettandone leggi e verificandone tutti
come dire, requisiti. Ci sarà un bando, quindi il bando naturalmente avrà il tempo di approfondire tutte queste tematiche. Noi magari ci possiamo prendere una settimana per affrontarlo nelle rispettive commissioni e poi riportarlo nel Consiglio, e decidendo poi con cognizione di causa, perché io votare una cosa del genere rischiando di favorire qualcuno nei confronti di qualcun altro sicuramente non me la sento. Grazie consigliere Coglia. Altri interventi? Un attimo, consigliera Carus, prego. Vicepresidente, assessori, presidente del Consiglio e colleghi consiglieri, io sono pienamente d'accordo con l'intento della mozione che è stata presentata la scorsa seduta di Consiglio, perché l'elemento è la discussione sull'arcipelago delle parole e quindi su ciò che riguarda il circuito delle occupazioni riguardante soprattutto i librai, il circuito dei librai è un tema sicuramente importante, è un tema che sicuramente deve essere messo all'attenzione di questo Consiglio e di cui sicuramente la Commissione potrà anche scendere nel tema, perché lo dico con molta tranquillità, all'interno, nella lettura della mozione, del testo della mozione ad esempio, conoscendo le problematiche inerenti al municipio primo, di cui la maggior parte degli operatori fanno parte, quindi del primo municipio e del centro storico, non capivo quale fosse la postazione anche all'interno del nostro municipio, quindi non avendo potuto fare un approfondimento in commissione anche riguardo quella che era la situazione all'interno del nostro municipio, non riuscivo neanche a individuare quale fosse l'area e la problematica anche sul nostro territorio. Seconda cosa poi che volevo sottolineare, quello che noi richiediamo anche con la mozione e quindi con un indirizzo politico è la richiesta, oltre a quello che già richiede la mozione 111 del 2014, quindi la mozione presentata dal capogruppo d'Ausilio e Corsetti, che è stata approvata dall'Assemblea Capitolina con 20 voti favorevoli, va a sottolineare un aspetto come mozione del tutto politica. Noi invece qui chiediamo la concessione OSP in via provvisoria a tutti gli operatori operanti nel settimo municipio, quindi già sui posteggi occupati, che è una cosa assolutamente discutibile, ma ovviamente sempre nelle more del bando, nelle more di una discussione più grande, perché io faccio presente anche una cosa. Nel 2012, alcuni se lo ricorderà meglio di me, c'è stato un blitz al centro storico proprio riguardante il circuito di librai, perché la delibera prevede un 90% di all'interno delle bancarelle un 90% di libri e un 10% di gadget. In questo blitz del 2012 si è visto che molte delle bancarelle tenevano l'80% di gadget, 90% di gadget e due libri, quindi anche all'interno dello stesso primo municipio fu anche questa una considerazione non da poco, perché è un problema che era stato già sollevato in passato. Sono pienamente d'accordo a trattare il tema, chiederei anche insomma la discussione nelle commissioni competenti, anche perché già la delibera comunque prevede che ci sia una discussione di concerto tra il Campidoglio e i municipi, quindi tra i dipartimenti e i municipi, in merito ai criteri che poi saranno quelli di apertura del bando sui posteggi del circuito dei librai. Grazie. Grazie a lei, consigliera Carus. Consigliere Stellitano, prego. Sì, io rimango un po' abbassito che c'è qualche dubbio nell'aiutare un circuito delle parole, gente che vuole vendere libri. L'importanza di questa di mozione, che è articolo 58, che non è una delibera, è una mozione che investe il sindaco di essere celere, perché questo povero libraio, gli hanno fatto una multa di 5.000 euro, ne guadagna 30 euro al giorno, è come sparare sulla Croce Rossa. Non diciamo niente sulle bancarelle abusive, nei mercati, nelle strade, e poi ci stiamo a sindacare per un problema di libri. Io veramente capisco la consigliera Carrus, che
Però il consigliere Coglia, che ho molto affetto e molta stima per la sua cultura, mette il safari. Poi naturalmente vediamo successivamente di fare un lavoro giusto, corretto, e lo portiamo nelle periferie i libri. Portiamo nelle periferie, a Morena. Mettiamo un po' di bancarella a Morena, che mancano. Allora, detto questo, io vi pregherei di sostenere questa delibera, perché veramente, tra l'altro, ricordo a quei consiglieri di scorsa consigliatura che il sindaco Alemanno aveva tolto la bancarella qui davanti. C'era una bancarella che vendeva libri, a un certo momento è sparita perché non faceva soldi, carica, scarica, e poi naturalmente qualcuno che diceva che dava fastidio, no, le mutande, le scarpe, vanno tutte bene, quelle invece, una bancarella in cui si vendono libri, qualcuno gli dà fastidio. Io sinceramente sono seriamente preoccupato, vi inviterei a leggere un po' qualche libro di Brecht, qualche libro di von Hayek, che vi spiega che cosa è l'importanza del libro, anche se nelle biblioteche qualche professore si lamentava che qualcuno rubava i libri, ma meno male. Grazie consigliere Stelitano. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Siamo come lista civica favorevoli all'intento della mozione, quindi senz'altro l'appoggeremo qualunque sia il suo percorso, perché comunque è chiaro che il percorso è un po' particolare, nel senso che questa mozione sarebbe dovuta passare chiaramente in commissione, precisamente in commissione commercio, per discutere in maniera chiara con gli uffici quali sono le modalità giuste per presentare questa esigenza, perché poi l'urgenza di questa mozione, visto che la corrispettiva mozione in Campidoglio è stata votata a maggio, quindi tutta questa urgenza attuale, maggio, giugno, ecco, questa urgenza attuale di non far passare qualche giorno e non portarla in commissione ci parla di un modo comunque un po' sgangherato di fare le cose, che porta a far sì ad esempio che in una mozione come questa sia richiesta la concessione dell'occupazione del suolo pubblico. La mozione non è un atto amministrativo e non è una delibera, dunque la mozione non può richiedere la concessione dell'occupazione del suolo pubblico, può indirizzare il Presidente e la Giunta affinché trovino soluzioni di questo tipo rispetto a un problema esistente. Questo problema della mozione poteva facilmente essere risolto in commissione. Da parte nostra speriamo che si possa discutere nella prossima commissione questa mozione, riportandola in commissione e riproporla in una maniera più esatta come indirizzo politico, perché quando anche il mio collega di maggioranza, il consigliere Stelitano, va a dire vabbè sì, ma è solo una mozioncina, ma il fatto che sia una mozioncina ma non ci impedisce di fare le cose bene e farle corrette, perché quando poi si dice i libri, la cultura, ma qui c'è anche la cultura amministrativa, quando uno fa il consigliere deve saper scrivere, allora il consigliere Stelitano dovrebbe sapere che una mozione non può dare l'occupazione del suolo pubblico, e quando, come è accaduto l'altra volta, va a dire al consigliere Laddaga sì, ma tu sei un uomo di cultura, allora forse un po' di cultura amministrativa in 10 anni, 15 anni che qui avrebbe dovuto farsela, e leggendo la mozione si sarebbe accorto che c'è qualche problema, ma forse vabbè, questa cultura amministrativa era meno importante di altri tipi di cultura. Allora, volendo ritornare all'argomento, poiché siamo estremamente favorevoli, se la mozione non tornerà in commissione certamente l'appoggeremo, perché il problema è serio e importante, ma o si supera questo modo sgangherato di fare le cose, o altrimenti non ci si può andare a lamentarsi su giornaletti di quartiere che poi le mozioni non vanno avanti se sono inapplicabili, le mozioni o le delibere non vanno avanti se sono inapplicabili o se sono illegittime, come è avvenuto più volte su mozioni presentate anche dalla maggioranza di cui mi onoro di fare parte, e come da noi contro
diciamo, controbilanciato della minoranza di cui anche faccio parte, perché sono al stesso tempo all'opposizione della maggioranza e all'opposizione dell'opposizione, così ci ritroviamo come lista civica, opposizione della maggioranza, opposizione dell'opposizione, perché? Perché o torniamo a un modo serio di fare le cose, si discutono prima, si vede con gli uffici come va scritta una cosa amministrativamente, oppure si scrivono le stupidaggini e poi ci si lamenta che la Presidente Fantino non riesce a farle. Certo, se chiediamo di far volare gli asini, questo non si può fare. Comunque, per l'appunto, abbiamo tra l'altro anche qui, ne sono contento, la presenza dell'assessore che ci può dire forse anche lui cosa pensa di questo, se la mozione è accoglibile in pieno, se ci dispiace, assessore, che le voteremo una mozione in cui chiediamo l'occupazione di suolo pubblico, quando con mozione questo non si può fare. Lo faremo perché abbiamo cara la maggioranza, abbiamo caro il tema e sappiamo che chiunque ha fatto ciò l'ha fatto sicuramente con un buon intento, ma con un procedimento sgangherato, come giustamente poi ci viene rimproverato anche dal Movimento 5 Stelle e anche come ci rimproveriamo al nostro interno. Dunque, la lista civica all'opposizione della maggioranza, all'opposizione dell'opposizione, voterà molto volentieri questo atto se arriverà il voto, ma propone che ritorni in commissione ad essere discusso e ad essere scritto come andrebbe scritto. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Volevo tranquillizzare il consigliere del Movimento 5 Stelle dicendo in prima battuta che è unica la bancherella, non ce ne sta un'altra. E quindi non ce n'è un'altra per cui noi facciamo un torto a qualcuno rispetto alla mozione. È un atto che non passa solitamente nelle commissioni, ma io volevo spiegare perché è stata mandata via questa bancarella di cui mi pregiavo la mattina di consultare tutti i libri e le cartoline antiche che sostavano sulle bancarelle in truciolato antico, povero, che c'è. Dovevano ristrutturare la palazzina adiacente ad Appio Primo, quindi hanno messo le impalcature. E naturalmente di corsa, di fretta e all'improvviso, all'incoscienza, la spostano da Elite. Elite è il supermercato che sta un po' più avanti, in aria impropria, perché lì c'era un accordo sul circuito romano che ci poteva stare. Quindi chi è inadempiente? Chi aveva sancito un regolamento su tutta Roma che dava a queste pochissime, preziose bancarelle che ancora hanno dei libri gialli, vecchi, impolverati, che costano poco, poi 1,5, 2 euro. Ditemi chi è inadempiente rispetto a questo procedimento e se ci possiamo torturare le marranzane con il fatto che doveva, non doveva, una multa di 5 euro a un personaggio e l'intimazione 5.000 euro e l'intimazione urgente di andarsene davanti a Elite perché sta su sede impropria. Ci deve essere un atto di indirizzo politico che condiziona? Io dico, per carità, questa non è una delibera AGA di occupazione del suolo pubblico, non è una delibera di quella natura. Allora, una mozione velocissima su cui trova l'appoggio di tutto, perché di tutti e di tutti, perché quando si tratta di questa roba, mi sembra alquanto pretestuoso che si citano maggioranze, non maggioranze, commissione, non commissione. È una mozione di indirizzo politico che nessuno deve contestare in consiglio, che doveva passare in commissione, si facessero tutti gli atti successivi, ma questa è una mozione in cui nessuno si deve risparmiare, non ci deve essere alcun respiro fuori campo e dire sì, si vota e via, poi sul resto possiamo parlarne. Quindi mi accingo a dire che
sostengo con forza questa mozione perché la conosco, perché non c'è nessun altro e perché non faremo un torto a nessun'altra bancarella esistente, magari ci fossero. C'è una piccola libreria, se la vuole vedere, della stessa natura, al Ponte della Ranocchia, se vuole venire Goia, così vede questi libri di che cosa si tratta, perché la cultura deve essere aperta a tutti e non dobbiamo fare favori a nessuno. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidenti, colleghi e colleghe, Giunta. Dunque, io non ho niente da dire riguardo il merito della mozione, però dato che il consigliere Ciancio ha dato alcuni dettagli in merito all'attuale locazione di una di queste bancarelle che è stata spostata da di fronte al deposito Steffer a di fronte al supermercato Litto, dove tra l'altro quotidianamente stazionano un altro tipo di bancarelle, però io vorrei sapere chi è che ha autorizzato quello spostamento, vorrei sapere se c'è un piano da parte dell'ufficio di questo municipio per dargli una sistemazione decente piuttosto che essere stipate con altre bancarelle di tutt'altra natura. Quindi penso che le richieste fatte anche da altri colleghi ad un passaggio in commissione che chiarisca. Mi fa parlare, però chiunque non interrompo. Dale, per favore. Grazie. Che chiarisca questa, questa richiesta e che magari veda anche appunto la situazione generale di bancarelle che sono presenti, se sono regolari, regolari, in modo che almeno facciamo chiarezza anche su quello. Credo che non ci sia nulla da stigmatizzare in questo. Tutto qui. Grazie. Consigliera Lenci, prego. Presidente, buonasera a tutti. Ma come gruppo misto non posso che esprimere un parere favorevole. La cosa che si sta verificando da un po' di consigli a questa parte è che veniamo qui, sembra che per essere indottrinati da alcuni che si elevano a maestrini. Penso che noi siamo dei politici e quindi quando riteniamo che ci sono delle situazioni da portare avanti, le portiamo avanti. La parte amministrativa la farà poi la parte amministrativa. Solo per dire che circa 5 mesi fa, avevo portato una mozione per quanto riguardava un ripristino pali a Morena e quindi stiamo parlando anche di sicurezza. Evidentemente la consigliera Lancia, dopo visto il mio iter, perché non si sa più che fine ha fatto quella mia mozione, non è stato portato avanti e non è più importato a nessuno, che ci sono dei cittadini che pagano i pali e non hanno la luce, quindi probabilmente capisco la consigliera Lancia che ha deciso di portarla direttamente in consiglio, perché farla passare per le commissioni alcune volte non conviene, come ho fatto io. Ho fatto un iter corretto, questa cosa è stata bloccata forse per volere di chi. Grazie. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, Vicepresidente Morgia, Assessore Natale, Assessore De Siboni, colleghi consiglieri. Ma onestamente non volevo intervenire su questo dibattito perché non faccio parte della Commissione Commercio, quindi non mi sembrava è appropriato di non essere titolato a poter fare osservazioni. Certo l'ultimo intervento della collega Lenci insomma mi ha indotto però a prendere la parola perché parla di mozioni sparite, lei è una capogruppo, quindi se non lo sa lei quello che succede nella conferenza dei capigruppo non certo possiamo sapere noi. Comunque al di là di questo, la mozione non va in commissione, le mozioni non vanno in commissione. Scusate, per favore. Singolare pure l'intervento del collega Ciancio, insomma, che ha stabilito con ferrea gerarchia che non si può fiatare qui in consiglio e allora interveniamo. Mi associo alle osservazioni che sono state fatte sulla non opportunità che la mozione contenga una direttiva che è proprio di una determinazione che debbono fare gli uffici. Peraltro mi stupisco, ma ripeto, non conoscevo la tematica, perché la mozione non è stata formulata poi con il vero senso, il vero obiettivo, che era quello di aiutare quest'unico libraio, potevamo scrivere, perché qui sembra chissà che vogliamo dare occupazione subito al circuito, è uno,
diciamo quello che è successo e facciamolo con semplicità. Peraltro non confligge nemmeno con la mozione che è stata approvata dall'Assemblea Capitolina con i 20 voti, come diceva prima la collega Carlos, per cui non si vuole fare un passaggio in commissione, lo accettiamo, non c'è problema, ma che almeno la mozione riporti correttamente la sua articolazione come deve essere. L'indirizzo politico non può dire rilasciamo l'occupazione del suolo pubblico, per cui si prosegue con questa metodologia e noi continueremo a segnalarlo, quindi dalla nostra postazione. Grazie. Consigliere Latrondolo, prego. Buongiorno a tutti. Io, dopo alcuni interventi, abbiamo deciso come Forza Italia di non stare più nella maggioranza, perché sta maggioranza, c'è gente che va contro la maggioranza stessa, gente che in consiglio fa delle dichiarazioni così assurde, pertanto noi ci riteniamo offesi di questo comportamento, dove si sta cercando di fare un qualche cosa di buono e invece qualche scheggia impazzita, perché purtroppo avete delle schegge impazzite, continuano a fare delle dichiarazioni così strane, mo non so se sono costruttive o vanno addirittura contro quella maggioranza, quei 10 consiglieri di maggioranza. 13 se levate qualche pazzo. Restiamo un attimo al tema, scusi, per favore. Non volevo offendere per favore, quelli malati di mente. Prego, consigliere Madrone, stia allora, attento, su. Allora voglio dire, no, questa mozione secondo me trova lo stesso problema che trovarono i produttori agricoli all'epoca. Facciamo una risoluzione, pertanto io quello che chiedo alla maggioranza, visto che ci sono tutte queste problematiche, la risoluzione fa un passaggio un po' particolare, di fare trasformarla in, richiamo per favore, richiami l'opposizione per favore, signor Presidente. Signor Madonna, lo faccio io il Presidente, per favore, faccia il suo intervento, per favore. C'è l'opposizione che sta dando fastidio, sta litigando con la maggioranza. Donna, per favore. Allora, aspetto. State, per favore. Per favore. Prego, consigliere Matrono. Posso andare? Prego, consigliere Matrono. Si sono chiariti maggioranza e opposizione? Posso continuare? Ok, va bene. No, sto vedendo che... No, perché poi c'è pure da dire su sta cosa qua, dopo gli dico un accenno. Va bene. E quello che voglio dire... Per dare più forza, perché una mozione trova il tempo che trova, cioè diciamo al Presidente di attivarsi, ma secondo me questa arriva dentro al cassetto della Torre d'Avorio, come tutte le volte, e non si decide nulla. Io l'avrei trasformata in risoluzione, naturalmente c'è sempre questo problema del provvisorio, perché qui in questo municipio il provvisorio diventa definitivo. Agami! È diventato ormai un definitivo, in via temporanea e del tutto provvisoria ce l'abbiamo dal 2003 e dal 2003 continuiamo ogni anno, ogni due anni, ogni volta che cambia la giunta, ogni volta che cambia il consiglio, noi gli diamo la temporanea e la provvisoria. Quanto dura sta provvisoria? Allora, qui sopra questa provvisoria, io mi ricordo che i produttori agricoli in via del tutto provvisoria, poi c'è stato qualcuno che ha voluto tagliare a monte e a valle. Dice no, perché il Consiglio ha chiesto 30 giorni? No, via provvisoria, gliene diamo 20. Perché? Perché qualcuno ha voluto fare questa azione di forza. Allora qui quello che potremmo fare, secondo me, per dare più forza, visto che tutti i consiglieri, ho visto che qualcuno dell'opposizione, della maggioranza ha manifestato un malessere, un po' di malessere, trasformiamola in risoluzione inserendo all'interno della stessa che deve essere fatto il bando, perché se è dal 2011 che è fermo, noi adesso facciamo in questo periodo di vendita dei libri tranquillamente questa mozione provvisoria, passato il santo, rientrato il santo, è finita la festa, quindi non mi sembra una cosa bella. Invece se noi facciamo una bella risoluzione,
la festa potrebbe continuare anche senza il santo. Mi sembra giusto? Grazie, Presidente. C'ho il mio segretario qua che... Pertanto chiedo ai consiglieri che sono firmatari della mozione, credo che non ci siano problemi neanche da parte dell'assessore, trasformarla in risoluzione, l'abbiamo fatta in altre volte. E poi si parla dell'arcipelago dei libri, arcipelago delle parole, ma i Colli Albani, non so se i Colli Albani fanno parte di questo circuito, quindi a loro non gliela diamo, all'arcipelago non gliela diamo, la diamo ai Colli Albani. Non riesco a capire, c'è qualcosa che non va. Allora mettiamo fine con un bel bando, sollecitiamo la pubblicazione del bando, la definizione del bando, dopodiché non avremo più problemi di figli e figliastri, lì la diamo e qui non la diamo, secondo la discrezionalità di qualcuno, qui la possiamo dare o no, o secondo qualcun altro che tira fuori la sua letterina all'interno del cassetto e dice a questa gliela devi dare e a questa non gliela devi dare, perché il problema dell'occupazione è molto seria. Abbiamo situazioni dove le occupazioni non vengono pagate da un paio d'anni e noi siamo fermi, non possiamo fare la revoca delle OSP, perché c'è tutta una procedura particolare, abbiamo la prima chiamata, il primo verbale, dobbiamo aspettare per il secondo verbale, dopodiché dobbiamo aspettare per il terzo verbale, dopodiché l'ufficio commercio deve tirare fuori una DD di revoca dell'OSP e quindi andiamo avanti nelle calende greche e si continua a non pagare. Poi che cosa succede? Se cambiano le società. La società si trasforma, si cambia e tutto quello che è stato fatto non viene più pagato. Pertanto questo potrebbe essere l'inizio. Quindi noi abbiamo la possibilità oggi di fare la stessa cosa che abbiamo fatto con i produttori, trasformarla in risoluzione, puntando il dito principalmente sul bando, perché ho detto, rientrato il santo è finita la festa, quanto durerà l'OSP? Un mese, due mesi, tre mesi, dopodiché è finita tutta la storia. Invece se noi sollecitiamo il bando, come tra un po' solleciteremo anche l'individuazione delle aree che riguardano i parcheggi a pagamento del nostro municipio, assessore Morgia, dove qualcuno dice che dobbiamo individuare le aree che già ci sono, noi, dato che parliamo di OSP, noi abbiamo già individuato le aree, già le sappiamo, dobbiamo toglierne soltanto qualcuna che potrebbe essere... il termine magnina, basta soltanto capire, dopodiché facciamo questo benedetto bando, facciamo partecipare un po' tutti quelli che da anni stanno bussando alle porte dicendo ma perché io non posso partecipare al bando? Perché abbiamo dato la concessione per via temporanea e provvisoria e questo assessore Morgia certo non gioca a suo favore, perché lei è stato ben due volte il promotore del rilascio dell'autorizzazione sull'AGA, su due varie giunte e vari consigli e varie consigliature. Lo so, purtroppo la medicina amara quando scende, lo so, lei c'ha ragione. Senatore, c'ho un minuto, eh? Certo, assessore. Per favore, un minuto. Presidente, scusi. Cioè, qui succedono delle cose molto strane in questo municipio, stranissime. Oggi leggendo questo manifesto, quello che riguarda la passeggiata archeologica, leggo giustamente, è una bellissima iniziativa, ci tengo a precisare che è una bellissima iniziativa, mai fatta nel nostro municipio, però quello che non riesco a capire è assessorato allo sviluppo locale, turismo e sport e a fianco sesta commissione permanente bilancio, cultura, risorse umane e polizia locale e la commissione che tratta lo sport dov'è? Perché non c'è anche la prima commissione, scusate, questo è un volantino civico o è un volantino... È un conto corrente, non so perché, questo non parla di OSP, perché anche qua forse c'è l'OSP, perché c'è l'occupazione, c'è stato... Signor Patrono, mi dispiace. Chiuda, ho finito. Chiuda il suo intervento. Quindi quello che voglio dire, ecco le cose strane che succedono all'interno del nostro municipio. C'è un cittadino così estraneo alla politica, che sta fuori alla politica, tranquillamente legge questo e dice, oh mazza che bello, assessorato allo sviluppo locale, turismo e sport, commissione permanente, bilancio, cultura, risorse umane e polizia locale, ma la commissione che tratta lo sport non c'è. Ma perché c'è anche una commissione che tratta lo sport, che va in bicicletta? E questa è l'ennesima cosa che ti fa capire che all'interno di questo municipio siamo tutte, mi ci metto anche io, tutte schegge impazzite, ognuno
rema dalla sua parte, non si cerca la condivisione, non si cerca l'unione, ma si cerca la divisione, perché continuando così si continuerà a dividersi, si continuerà a bloccare questo municipio, perché questo municipio non andrà da nessuna parte, perché grazie consigliere Matrona, votiamo, finito, noi votiamo, voi votate, la maggioranza vota una cosa, una parte dell'opposizione all'interno della maggioranza ne vota un'altra, una cosa proposta da voi consigliere Matrona, consigliere Matrona, per favore, su, grazie. Mi scuso per il tempo che le ho rubato. Grazie. Grazie Presidente. Mi permetta velocemente, mi fa molto ridere, onestamente mi fa molto ridere dover intervenire in questo senso. Capisco che non sapendo più che pesci prendere anche sulle cose positive ci si debba non arrampicare sugli specchi, ma insomma fare cose che neanche l'uomo ragno riesce a fare, perché quanto appena detto, io ricordo soltanto, visto che molti cittadini vedranno questo consiglio grazie allo streaming e molte volte commentano quello che diciamo, spero valga la pena dire che quanto appena sottolineato è passato in una commissione dove ha trovato grande consenso, c'è stato un cammino di commissione e che sono tutte attività rivolte alla promozione turistica, attività che partono dalla commissione cultura rivolta alla promozione turistica del territorio, e che io ne approfitto, visto che sarà la settimana prossima, intanto per ringraziare tutti i commissari e l'assessore Natali che ha accolto la proposta, ma perché spero veramente che riusciamo a viverla come un momento positivo per il municipio, per tutto il municipio. Dopodiché, in merito all'atto di cui stiamo parlando, io veramente rimango stupito di come si debbano prendere come dichiarazioni di guerra, di opposizione, di contrasti, normalissime notazioni. Io personalmente ho passato i primi 3 mesi di questa consigliatura a bocciare qualsiasi cosa proposta dal Movimento 5 Stelle dicendo condivido lo spirito, condivido l'argomento, credo sia molto giusto, ma credo sia opportuno e necessario che se ne parli in commissione, nella commissione delegata. Questo l'ho fatto per tutti i mesi, l'ho fatto anche la settimana scorsa, perché credo sia molto, molto giusto e opportuno che chi fa parte di una commissione con alcune deleghe abbia modo e possibilità di dire la propria su quell'argomento. Quindi credo che sarebbe, per quanto mi riguarda, irrispettoso nei confronti della Presidente Caccamo e dei consiglieri, dei commissari della Commissione Commercio, di cui non faccio parte, votare quest'atto oggi. Eppure, con il collega Tutino, prima del Consiglio, avevamo parlato, avevamo detto, vabbè, però tutto sommato è una mozione, l'argomento lo riteniamo opportuno e importante, certo sottolineiamo che si poteva passare in commissione, però votiamolo. E invece questa dichiarazione viene presa ancora una volta come una dichiarazione di guerra, come un'opposizione, come un chissà quale sgarbo e mancanza di delicatezza. La stessa delicatezza che manca quando uno parla e alle spalle gli si commenta, cosa che io non faccio mai, ma che sempre avviene quando parlo, e devo dire che risulta un po' sgradevole. Come pure è sgradevole sentirsi dire in consiglio che l'atto che passa è talmente giusto che nessuno deve permettersi di dire una parola su quell'atto. Insomma, mi sembra francamente che si vada a mancare di rispetto a tutti i consiglieri e a questo consiglio. Quindi, confrontandoci con il collega Tutino adesso velocemente, abbiamo deciso di astenerci dalla votazione di quest'atto, a meno che i proponenti non siano d'accordo o a fare un passaggio in commissione oppure a trasformarla in una risoluzione su cui tutti possiamo esprimerci e che dia più forza, magari però ritornando al deliberato della stessa deliberazione fatta in consiglio comunale, perché non è proprio così, non è proprio identica. Ora io non so se questo discostarsi leggermente sia soltanto un esercizio stilistico, una preferenza su alcune cose, o se abbia un senso. Quindi invito i proponenti a ritirare la proposta di mozione per farla passare in commissione, in modo che tutti possano approfondire meglio o proporre modifiche, cambiamenti, eventuali approfondimenti, oppure a trasformarla in risoluzione cambiando, anzi rendendo omogeneo il deliberato a quanto espresso dalla Commissione Capitolina, che tra l'altro si è espressa qualche mese fa
e se ancora nulla è cambiato vuol dire che poi non, evidentemente non è tutto così semplice, così stupido, così innocuo. Personalmente mi fa anche pensare che l'unica consigliera comunale che è un'archeologa si sia astenuta su questa questione, quindi evidentemente ci sono anche questioni culturali, visto che sono uomo di cultura, di scienza e di fantascienza, che forse meritano qualche approfondimento in più. Concludo anche dicendo che se ci si lamenta che un atto non è passato in commissione, evidentemente è anche facile ricordare quei pochi atti che si sono portati e proposti. Io devo anche dire che c'è una risoluzione della commissione cultura che presiedo, che è passata in questo consiglio mesi fa e di cui non si ha più notizia. Nulla è successo, nulla ne sappiamo, e magari invece poteva essere usato quello strumento anche per promuovere la settimana della promozione turistica che avrà luogo la settimana prossima e che mi auguro sia un successo per tutto il municipio e per tutti i consiglieri che l'hanno promossa e diffusa. Grazie. Allora, consigliera Lozzi, prego. Allora, mi facevano notare in questo momento i colleghi dietro che la mozione votata in Campidoglio è identica alla nostra. Quindi io riterrei che la nostra è superata, perché tutte le volte che io ho portato una mozione che ancora non era stata votata in Campidoglio, ma che il Campidoglio ci stava lavorando, me l'avete bocciata tranquillamente perché siccome ci stavano lavorando era superata. Allora, se adesso qualche mese fa la stessa identica mozione è già stata votata al Consiglio Comunale, che ha la titolarità per fare il bando e per fare tutto, noi la stiamo facendo per quale motivo? Semplicemente per speculazione politica, perché non riesco a capire, perché un conto che noi sollecitiamo il comune a fare una determinata cosa perché non se ne è accorto, è un conto che copiamo pari pari una mozione fatta là qualche mese fa per fare che cosa? Questa è la mia domanda, al di là della legittimità dei libri, dei non libri, delle cose giuste, ce ne sono tante di cose giuste di cui ci dovremmo occupare nel territorio e spesso ci voltiamo dall'altra parte nonostante vengano le persone qui a piangere per i problemi che hanno sotto casa, e spesso è capitato anche nella situazione di Afra Postiglione, non continuo a ripeterlo. Legittimi libri, legittimo il lavoro, legittimo tutto, ma che senso ha riproporre una mozione che è già stata approvata al Consiglio Comunale? Allora, non ci sono altri interventi. Che ha presentato la mozione la consigliera Lancia, consigliera Tutino è già intervenuto. No, non è per un intervento, se è possibile eventualmente una sospensione per vedere la possibilità di voglio sentire la prima una firmataria. Risoluzione. Voglio sentire la prima firmataria. Grazie. Grazie Presidente, io qui ho sentito parlare di delibere, risoluzioni, come fosse tutta la stessa cosa. Noi presentiamo una mozione, io personalmente ho presentato una mozione ed una mozione urgente, non una risoluzione, perché non ci stiamo rivolgendo al Comune, bensì al Municipio. Si tratta di un posto di lavoro, si tratta di un posto di lavoro ed è una cosa urgente, perché altrimenti i vigili la sgomberano e la chiudono. È una persona che ha sempre pagato regolarmente l'OSPA, quanto mi risulta, perché poi non sono certo io andare a controllare chi paga e chi non paga le OSP, ed è questo il motivo per cui io ho presentato una mozione urgente e non ho fatto una delibera. Certo, avrei potuto proporre una delibera come quella dell'AGA in cui chiedevo un'assegnazione di un posto ad infinito, perché nella delibera dell'AGA non c'è neanche fine a bando, quindi può essere per sempre. Invece ho chiesto provvisoriamente, in attesa che il comune faccia il bando, ed è il comune che è in torto, perché sono 12 anni che deve fare questo bando e sono 6 anni che le sovrintendenze discutono di questi posti dove mettere le bancarelle di libri, ma non riguarda il nostro municipio, è un problema che riguarda il primo municipio, perché il 99% di queste bancarelle sono il primo municipio. Quindi questa unica persona, io non potevo fare una mozione ad personam nominando nome e cognome di questa persona, ho parlato di bancarelle che vendono libri. Se il municipio lo vuole fare per questa persona, che oltretutto ha pagato regolarmente l'OSP e gli uffici lo possono controllare, lo farà. Io non ho fatto una delibera e non posso fare una risoluzione, perché non è una questione del comune. Il bando è del comune, ma la mia mozione non sollecita il bando, perché già sono più che sollecitati, sollecita a far sopravvivere questa persona fino a che le nostre amministrazioni pubbliche riescono
riescono a partorire un bando. 12 anni, signori, per un bando, 6 anni per individuare i posti dove metterlo, oppure dirgli no, chiudete, non le mettiamo più. Quindi questo è il problema. Per questo motivo mi sembra, diciamo, inutile stare a fare una risoluzione nei confronti del comune che è già investito di questo argomento. Non posso certo io fare una delibera di assegnazione di un posto a questa bancarella. Ho fatto una mozione semplicemente come impegno politico del Consiglio nell'aiutare una persona che si guadagna lo stipendio vendendo libri usati, e che fino adesso, se non ci fossero stati quei maledetti lavori dell'Appio Primo, non avrebbe avuto nessun problema, perché tra l'altro l'altra bancarella, che è quella che vende il pane, non è stata spostata perché si è rifiutata, e forse anche lei avrebbe fatto bene a rifiutarsi di farsi spostare. Basta, poi votate come vi pare. Grazie consigliere Lancia. Allora, non ci sono più interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Scusa, ci sono dichiarazioni di voto? Un chiarimento in merito a questa faccenda, chiedo scusa, ma me lo stanno chiedendo, quindi prego, consigliere Galloni. Allora, io vorrei capire questo problema, da dove è nato e come è nato, perché se questa persona, che noi stiamo tutelando, probabilmente una persona che ha sempre sempre venduto i libri in quella località, quindi come, con quale provvedimento è stato spostato, o se è stato spostato o addirittura revocata la licenza? Perché se io vado a fare una contravvenzione e procedo a carico del contravventore per 5.000 euro, presumo che questo commerciante non possa operare in quella località. Ma se è stato sempre autorizzato in quella località, tutt'al più lo posso spostare di 10 metri, ma non lo perseguo. Quello è il fatto. Porto un esempio. Via Bobbio, un commerciante, a causa dei lavori, è stato spostato a Piazza Asti. Nessuno gli ha detto niente. E questa è una segnalazione che mi è pervenuta e che io poi, tra l'altro, ho chiarito con i colleghi vigili urbani. Boh, voglio capire anche questo problema. Questa persona che è stata contravvenzionata, che gli è stato ritirato il titolo? Io non credo che si possa ritirare un titolo, o quantomeno si possa spostare. Questo chiarimento, ecco, penso sia abbastanza importante per poter dare poi il nostro assenso a questa votazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carloni. Non so se c'è qualcuno che può dare questo chiarimento, ma no. Consigliere Assessore, Assessore De Simone. Dunque, no, ma la vicenda è stata ricostruita in maniera abbastanza puntuale da alcuni interventi che ho ascoltato, e non c'è stato il ritiro di licenza, ma c'era un'autorizzazione che non riguardava quell'operatore specifico, ma un circuito attivo su tutto il territorio del Comune di Roma. Il problema in questo caso si è creato perché, a differenza di quanto è accaduto per altri operatori che sono tuttora attivi in altri quadranti della nostra città, in quel caso l'apertura di un cantiere ha richiesto lo spostamento di questa postazione. Faccio notare, rischiando di essere ripetitivo a quanto già ascoltato, proprio perché le ricostruzioni sono state fatte bene, faccio notare, rischiando di essere ripetitivo, che se non ci fosse stato quel cantiere, noi oggi non staremmo a discutere di questa questione. Ecco, da qui si origina il problema che vede un operatore pagare pegno e trovarsi di fatto in una condizione di disparità rispetto ad altri operatori dello stesso circuito, del medesimo circuito, che si trovano nella medesima situazione sul territorio del Comune di Roma. Questo è il chiarimento che posso fornire all'Aula come richiesto. Grazie Assessore. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Scusa, non ho capito. Scusa, consigliere Coglia, che c'è?
Sì, perché diciamo, prego, consigliere Coglia. Allora, diciamo che questa mozione, ho capito le ragioni della consigliera Lancia, che ha cercato di spersonalizzarla, però qui c'è qualcosa ancora che non è molto chiaro, anche la risposta dell'assessore non mi ha chiarito per nulla la faccenda, perché se questa persona è titolata a stare in quel posto e interviene un cantiere, deve essere titolata a stare in un altro posto, e questo è un altro punto oscuro, non si capisce perché è stata contravvenzionata. Quindi la domanda che le è fatta consigliera, ha titolo questa persona o è in attesa di titolo perché non c'è il bando e non è stato fatto? La seconda che ho detto, è diversa questa cosa, profondamente diversa, e devo dire che ci troviamo in difficoltà in questa situazione, perché tra virgolette sembrerebbe, metto tra virgolette, un qualcosa di ad personam, e sinceramente noi vorremmo fare qualcosa che favorisse direttamente tutte le persone che vogliono intraprendere iniziative culturali sul territorio, facendo un bando magari o appoggiandoci a un bando dipartimentale, perché già esiste una mozione identica per il comune, quindi basterebbe alla presidente e all'assessore probabilmente appoggiarsi a questa mozione per andare avanti. Quindi non credo che una mozione municipale possa dare maggiore forza o fare la differenza. Però per rispetto nei confronti di eventuali altri operatori che non abbiamo avuto il tempo di approfondire, se sono operanti sul territorio e se anche loro hanno titolo a esercitare l'attività, non possiamo che votare contrario. Grazie consigliere Coglia. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Scusate, Presidente, allora, scusate. Chi è favorevole? Scusate, per favore. Presidente, scusi, innanzitutto non mi faccio arrabbiare, perché avevi detto che dichiarazione di voto hai fatto parlare Goya, se mi permette lasci il tempo per... Consigliere, se faccia dichiarazione sono di voto. Sono brevissimo, io mi assumo la responsabilità di povero consigliere di autorizzare a spacciare libri in tutto il territorio del Settimo, dove accidenti vuole mettersi. Qui di fronte, ma sta spacciando libri, non dose di eroina o di cocaina. Ci sono altre dichiarazioni? Non ci sono. Allora, scusate, ma che stiamo giocando qua? Non è possibile, sono tre volte che dico. Allora, chi è favorevole all'atto, per favore, non si può giocare qua dentro, eh? Allora, consigliere Madonna, per favore. Stavo parlando con l'assessore, ho alzato la mano. Ma io sono tre volte che dico che se non ti chiedo di voto. Che una volta ho alzato la mano. Faccia la dichiarazione di voto, per favore, un minuto. Non ci si capisce niente. Se stiamo un pochettino più attenti forse si sente. Prego. Allora, si sta cercando di capire perché qua dice. Ma ha rotto pure il microfono. Si sta cercando di capire, prima di passare al voto, qua parla che l'Assemblea Capitolina dal 19 giugno 2014. Allora, 12 voti a favore, 2 contrari e 7 astenuti. La mozione è approvata. Passiamo al secondo punto dell'ordine.